Ok, allora, adesso torniamo dentro i tubuli ed entriamo nel tubulo collettore per completare il nostro percorso di identificazione delle sedi in cui agiscono i diuretici. Siamo nell'ultimo tratto, dove abbiamo detto che si concludono e si ottimizzano i processi di regolazione dell'equilibrio dell'acqua e regolazione dell'escrezione del potassio. Abbiamo già visto che il principale responsabile della regolazione dell'equilibrio dell'acqua è l'ormone antidiuretico, ADH, che grazie ai suoi recettori sul versante basolaterale delle cellule tubulari principali trasferisce dal citoplasma alla membrana luminale proteine molto particolari che una volta arrivate qui si fondono e aprono come pori e proprio per questo si chiamano acquaporine. E così si creano i canali di scorrimento per l'acqua transmembrana che dalla preurina intratubulare raggiunge l'interstizio ritornando nel circolo ematico. E abbiamo anche già ricordato come, grazie alla capacità di un organo eccezionale come il rene, in questa porzione finale dei tubuli arrivino ancora circa 20 litri dei 180 ultrafiltrati dai glomeruli in un giorno, così che il volume finale di urina escreta possa essere assolutamente discrezionale in base alle esigenze dell'organismo. Se i liquidi corporei sono diluiti, la DH non lavora, le acquaporine non formano i pori e le urine possono essere allontanate con una concentrazione minima intorno a 50 milliosmoli litro e un volume massimo intorno a un litro all'ora. Se invece i liquidi corporei sono concentrati e bisogna risparmiare acqua, la DH entra in piena attività e le acquaporine si iperattivano. E grazie anche all'ansa di Henle, che non per niente è attaccata proprio lì di fianco, la quantità di urina escreta può ridursi fino ad un volume minimo intorno a 500 ml nelle 24 ore, con una concentrazione che arriva a più di 4 volte quella plasmatica. Allora, la regolazione dell'acqua è mediata dall'ormone antidiuretico ed esistono farmaci capaci di agire qui bloccando i recettori V2 per l'ormone antidiuretico, con la conseguente impossibilità a concentrare le urine e la produzione di una urina molto diluita, costituita prevalentemente da acqua, da cui nasce la definizione di una categoria molto particolare di diuretici, acquaretici. Bene, e anche adesso utilizziamo questa prima tappa come base per fare il passaggio concettuale successivo a quando e come usare questi farmaci. Naturalmente, sulla base di questi meccanismi d'azione intratubulari, la principale indicazione all'uso che ne deriva è nei contesti in cui si può osservare una iposodiemia di rilievo in corso di insufficienza cardiaca, cirrosi epatica o sindrome da inappropriata secrezione di ADH, perché proprio la produzione di urina diluita può correggere questo squilibrio elettrolitico. E sono certo che vi ricordate molto bene quello che abbiamo ancora una volta appena ripassato parlando dei tiazidici. La sodiemia è la concentrazione del sodio nel sangue e questo vuol dire che, secondo la nostra metafora prossemica, esprime le dimensioni delle bolle spaziali di acqua che circondano il sodio nel plasma.
E dunque, normosodiemia vuol dire bolle spaziali fisiologiche che rappresentano la distanza sociale adeguata. Ipersodiemia vuol dire bolle spaziali ristrette che hanno troppa poca acqua. Iposodiemia vuol dire bolle spaziali dilatate che contengono troppa acqua. Allora, in presenza di iposodiemia può essere utile un diuretico capace di produrre una urina diluita dove tutti i soluti sono circondati da bolle spaziali di acqua molto larghe, perché l'acqua che arriva nelle urine proviene dalle bolle spaziali di acqua troppo dilatate del sodio circolante. E perciò le bolle spaziali del sodio circolante si restringono, il che significa che la concentrazione del sodio nel sangue, e cioè il valore della sodiemia, sale. Ed ecco dunque le indicazioni all'uso dei diuretici acquaretici, appartenenti alla categoria degli antagonisti dei recettori dell'ormone antidiuretico o vasopressina, definiti vaptani, di cui il tolvaptan è stato il primo approvato dall'FDA nel 2009. E questi sono i dosaggi efficaci per via orale somministrati in monodose giornaliera e che presentano una grande variabilità per consentire di ottenere il livello desiderato di sodiemia in pazienti con concentrazioni basali di sodio e quadri clinici anche molto diversi tra di loro. Proprio per questo, la terapia deve essere inizialmente avviata e modificata in ambiente ospedaliero per poterne controllare la tollerabilità insieme ad un monitoraggio ravvicinato del quadro clinico e dei dati di laboratorio. I dosaggi più bassi vengono utilizzati come partenza nei pazienti a rischio di correzione troppo rapida, con la possibilità di incrementi successivi anche in presenza di insufficienza renale lieve moderata, come possiamo ripassare qui. E aggiungiamo ancora che nel corso degli anni al tolvaptan introdotto per primo si sono aggiunte nuove molecole, di cui anche una somministrabile per via endovenosa. Ma le indicazioni all'uso di questi farmaci non finiscono qui, perché si sono dimostrati altri meccanismi d'azione intrarenali molto specifici, che con il progredire delle ricerche hanno posto le basi per un uso terapeutico davvero particolare che nulla ha a che vedere con l'azione diuretica. Dunque, quando l'ormone antidiuretico si lega ai recettori V2 nel tubulo collettore con l'obiettivo di formare le acquaporine, produce anche AMP ciclico tra i mediatori cellulari coinvolti in questo processo e perciò bloccare questo legame significa anche ridurre la produzione di AMP intracellulare. Ma la scoperta clamorosa è stata che l'AMP presente nelle cellule tubulari è anche un mediatore coinvolto nella formazione delle cisti in presenza di ciliopatie renali come il rene policistico. Ne abbiamo già parlato in questo filmato dove abbiamo ripassato che cos'è il cilio, proiezione specializzata a struttura tubulare che parte dalla superficie apicale di molte cellule e riceve e trasmette segnali e per questo è nota anche come antenna cellulare. Nelle ciliopatie come il rene policistico, il processo patologico inizia proprio qui, nei tubuli renali. Proliferazione epiteliale con formazione e successivo ingrandimento delle cisti, cui contribuisce il ruolo locale del AMP, che stimola la proliferazione cellulare. E tutto questo
molto prima che il glomerulo si ammali. Ma il blocco dei recettori tubulari dell'ormone antidiuretico riduce la produzione locale di AMP, che è coinvolto nella formazione delle cisti in presenza di ciliopatie. Ed ecco allora l'intuizione geniale. Utilizzare i farmaci in grado di bloccare il rapporto tra ADH e recettori V2 con l'obiettivo primario questa volta non di aumentare la diuresi, ma proprio di ridurre la produzione intracellulare di AMP, così da rallentare i processi di produzione delle cisti in presenza di ciliopatie. Mentre prima si cercava di ridurre il volume delle cisti già formate, adesso si cerca di porre un freno ai loro processi di formazione. Per cui le agenzie ufficiali del farmaco ne hanno convalidato l'impiego con l'indicazione a rallentare la progressione della malattia renale policistica. E con alcune specifiche note relative alle condizioni ritenute ottimali per l'avvio della terapia. E proprio su questo si concentrano da anni numerosi studi finalizzati a definire chiaramente quali siano queste condizioni ottimali e a verificare gli effetti del trattamento a lungo termine. Ad oggi le indicazioni all'uso sono identificate nella giovane età e nella rapida progressione del danno renale, che una recente proposta congiunta di gruppi di studio internazionali ha definito come una riduzione del filtrato glomerulare maggiore di 3 ml minuto ogni anno per un periodo di almeno 4 anni. Per quel che riguarda gli effetti della terapia, da una parte l'efficacia nel rallentare l'ingrandimento dei reni e il declino del filtrato è stata dimostrata in studi randomizzati della durata fino a 3 anni, ma, d'altra parte, si sono osservati anche effetti collaterali negativi, quali l'incremento degli enzimi epatici e la difficile tollerabilità al trattamento continuativo per il disagio conseguente alla continua poliuria nella vita di tutti i giorni, che ha portato a molte interruzioni. Ed è chiaro che la scarsa aderenza alla terapia è un ostacolo anche alla valutazione di quella che potrebbe essere la reale efficacia della terapia stessa assunta regolarmente, e per questo si sono cercati interventi correttivi sulla poliuria. E però le modificazioni sulla dieta non sono risultate efficaci, ed allora si è pensato a qualcosa di molto particolare, come l'uso di un ossimoro, cioè un diuretico che produca antidiuresi. Abbiamo appena ripassato che l'idroclorotiazide ha una doppia identità, perché è un diuretico che, però, quando attiva le acquaporine produce antidiuresi, ed è proprio l'idroclorotiazide ad essere stata proposta in associazione all'uso dei vaptani per sfruttare la capacità di agire come antidiuretico nel tentativo di correggere la poliuria. E però, anche in questo caso, ci sono ancora molti punti da chiarire, perché da una parte la riduzione della diuresi rende più accettabile il trattamento, ma dall'altra parte c'è il rischio che questa associazione riduca gli effetti benefici dei vaptani. E dunque, ancora una volta, noi dobbiamo come sempre continuare a studiare e rimanere aggiornati per vedere se saranno scientificamente confermate utilità e sicurezza di questi tipi di intervento. Bene, allora adesso passiamo a vedere le conseguenze che dobbiamo considerare quando usiamo questi farmaci. Prima di tutto, dal momento che producono una diuresi molto diluita e costituita prevalentemente da acqua, con l'obiettivo prioritario di correggere i quadri di ipossodiamia, è naturale
che la complicanza più ovvia sia la possibile comparsa di ipersodiemia, se la correzione effettuata è eccessiva, con una perdita di acqua responsabile di un restringimento eccessivo, e dunque patologico, delle bolle spaziali del sodio circolante. Ma non finisce qui, perché dobbiamo prendere in considerazione anche la possibilità che compaiano altre conseguenze secondarie al blocco delle azioni dell'ADH al di fuori dei tubuli renali. E questo cosa vuol dire? Beh, è molto semplice. Vi ricordate questa immagine che abbiamo visto insieme nel primo filmato dedicato all'enuresi ed alla nicturia? Il cosiddetto ormone antidiuretico ha certamente un effetto antidiuretico, e cioè la funzione di trattenere acqua, ma intanto ha anche un effetto vasopressore, e non per niente si chiama anche vasopressina perché ha recettori nella muscolatura liscia dei vasi sanguigni. Ma poi, in realtà queste azioni rappresentano solo la punta di un iceberg, di molte altre interferenze che sempre questo stesso ormone ha in altri distretti corporei. Con le cellule endoteliali coinvolte nell'attivazione dei processi coagulatori e poi con molti diversi recettori cerebrali presenti nelle sedi in cui viene prodotto e liberato in circolo, dove si comporta come neuromodulatore, neurotrasmettitore, neuroormone, coinvolto nei processi di apprendimento, reattività neuroendocrina, comportamento sociale, ritmicità circadiana, termoregolazione e funzioni del sistema nervoso autonomo. E queste scoperte hanno fatto sì che oggi ci siano contesti clinici diversi in cui il cosiddetto ormone antidiuretico, i suoi derivati di sintesi e i suoi agonisti vengono utilizzati a scopo terapeutico per correggere patologie che non hanno niente a che vedere con la diuresi, ma riguardano invece proprio questi altri specifici settori. L'ADH esercita le sue diverse azioni legandosi a recettori V2 e V1, macro categorie con diverse sottoclassi. Ai recettori V2 appartengono quelli presenti dentro i tubuli renali, mentre i recettori V1 sono presenti in molti altri distretti del corpo umano. E il tolvaptan è un antagonista inibitore selettivo dei recettori V2, mentre le nuove molecole inibiscono in percentuali diverse sia i recettori V2 che i recettori V1. Allora è chiaro che quando noi usiamo questi farmaci per sfruttare la loro azione in qualità di diuretici acquaretici attivi nel rene, non dobbiamo dimenticarci che possono interagire anche con recettori V1 e V2 presenti in molti altri distretti, come per esempio i vasi sanguigni e il cervello. E questo può essere un bene aggiunto nel caso per esempio del blocco a livello dei recettori miocardici responsabili di processi di ipertrofia locale, come ipotizzato qui. Ma non è detto che sia sempre favorevole il blocco di stimoli neuroormonali o della cascata dei processi emostatici indotto da questi farmaci antagonisti recettoriali dell'ADH. E proprio per questo non dobbiamo mai smettere di studiare quali funzioni siano correlate all'interazione di questo ormone polivalente con i suoi recettori in sedi diverse dal rene. Solo così possiamo essere preparati a riconoscere le possibili conseguenze secondarie al blocco delle azioni dell'ADH al di fuori dei tubuli renali quando usiamo i diuretici acquaretici come i vaptani, che sono capaci di impedire questa interazione in sede renale ed extrarenale,
perché, come credo di avervi già detto almeno qualche volta, l'occhio vede solo quello che la mente conosce. Ok, allora, adesso torniamo dentro i tubuli e sempre qui, nel tubulo collettore, completiamo il nostro percorso di identificazione delle sedi in cui agiscono i diuretici. Come abbiamo visto, il secondo processo molto specifico e molto importante che si realizza in questa sede tubulare è quello dell'escrezione del potassio. E difatti sono definiti risparmiatori di potassio i diuretici che esercitano qui la loro azione, come amiloride e triamterene, e poi gli antagonisti dell'aldosterone. Amiloride e triamterene agiscono bloccando il riassorbimento del sodio in canali selettivi presenti sul versante luminale, che consentono l'ingresso del sodio dentro le cellule. A causa di questo blocco, il sodio presente nel lume tubulare, che a questo punto è meno del 5% di tutto il sodio ultrafiltrato, non rientra nelle cellule epiteliali, e siccome è il sodio riassorbito a lasciare nel lume lo spazio che può essere riempito dal potassio, se il sodio non entra, il potassio non esce e non viene allontanato nella preurina intratubulare e rimane quindi dentro le cellule tubulari, da cui può rientrare in circolo. Quindi gli effetti sulla diurese dell'azione di questi farmaci sono: un incremento contenuto del volume insieme ad un modesto aumento nell'escrezione di sodio, cui si affianca una diminuzione nell'escrezione di potassio. Ma è proprio qui che ci troviamo di fronte ad un altro clamoroso simoro di un diuretico che si comporta come un antidiuretico, come abbiamo già visto per i tiazidici, perché anche questi farmaci riducono la diuresi nel diabete insipido periferico, in particolare nella forma acquisita da litio, e con un meccanismo diverso dalla iperattivazione delle acquaporine. Prima si è scoperto che l'amiloride è una terapia molto efficace per mitigare gli effetti poliurici del litio con un meccanismo molto particolare, perché si inserisce proprio qui, nei canali del sodio, che il litio impiega per entrare, e quindi ne ostacola l'ingresso e il conseguente danno alle acquaporine. Difatti, dopo il suo impiego, l'escrezione urinaria di acquaporine aumenta parallelamente ad un aumento della concentrazione delle urine ed una riduzione del loro volume. E, sempre negli anni Ottanta, si era già dimostrata una efficacia simile anche con il triamterene, come è poi stato recentemente riconfermato. Allora, naturalmente, dal momento che l'idroclorotiazide e i diuretici risparmiatori di potassio agiscono in modo diverso nel ridurre la poliuria, la ricerca scientifica non smette di indagare la possibilità che una loro associazione possa ottimizzarne l'effetto grazie al concorso di meccanismi diversi, come potete ripassare qui. Bene, e anche adesso utilizziamo questa prima tappa come base per fare il passaggio concettuale successivo a quando e come usare questi farmaci. Sulla base di questi meccanismi d'azione intratubulari, la principale indicazione all'uso è in presenza di edemi di ipertensione, là dove
la loro specifica capacità di risparmiare potassio, insieme con l'effetto diuretico modesto, li vede utilizzati soprattutto in associazione ad altri diuretici più potenti, che espongono invece al rischio di ipopotassemia, come i diuretici dell'ANSA o i tiazidici. E in Italia l'amiloride è disponibile solo in compresse di associazione. Questi sono i dosaggi, utilizzati una o due volte al giorno, vista la durata d'azione tra 12 e 24 ore, con un impiego descritto anche in presenza di insufficienza renale moderata. Ma non finisce qui, perché c'è un tipo molto particolare di ipertensione in cui il blocco proprio di questi canali selettivi di riassorbimento del sodio ha un'efficacia terapeutica esclusiva. Vediamo un po', a quale diagnosi pensereste di fronte ad un paziente giovane che si presenta con ipertensione e ipopotassemia? Beh, potreste ipotizzare un iperaldosteronismo, visto che l'aldosterone trattiene sodio e allontana potassio. Ma se invece i livelli di aldosterone fossero bassi o ai limiti inferiori della norma? Sono certo che pensereste alla sindrome di Liddell, dovuta ad una mutazione genetica che rende iperattivi proprio questi canali epiteliali di riassorbimento del sodio, producendo un quadro clinico di ipertensione per eccessiva ritenzione di sodio, accompagnata ad ipopotassemia che assomiglia all'iperaldosteronismo e non per niente è definita anche pseudo-iperaldosteronismo, ma nella cui patogenesi invece l'aldosterone non c'entra. E difatti i farmaci che inibiscono l'aldosterone non sono utili come terapia. Ecco perché il Liddell è trattato invece molto efficacemente con questi diuretici capaci di bloccare selettivamente proprio questi stessi specifici canali epiteliali che, a causa della mutazione genetica, innescano i meccanismi patogenetici proprio qui, dove riassorbono troppo attivamente il sodio. E poi, naturalmente, in base agli altri meccanismi di azione intrarenali che abbiamo appena visto interferire con l'ingresso del litio dentro le cellule, le indicazioni all'uso di questi diuretici capaci di comportarsi anche come antidiuretici si estendono anche al diabete insipido nefrogenico indotto dall'assunzione cronica di litio, come possiamo ripassare qui. Ma in realtà già da molto tempo ci sono segnalazioni della capacità di questi diuretici di ridurre la poliuria anche in altri tipi di diabete insipido periferico, quale ad esempio le forme congenite, e dunque le ricerche scientifiche estendono le ipotesi ad una loro interferenza con altri meccanismi d'azione intrarenali. E queste ipotesi trovano ulteriore conferma in altri studi recenti che stanno attirando l'attenzione sulla possibilità che sempre questi stessi farmaci siano in grado di interferire anche con i meccanismi patogenetici correlati alla comparsa della proteinuria. Ma come mai diuretici e risparmiatori di potassio coinvolti nella possibilità di ridurre la proteinuria? L'ipotesi attuale è che siano in grado di interagire anche in altre sedi intrarenali dove le cellule epiteliali, cioè i podociti, circondano i glomeruli e proprio con particolari recettori che qui sono presenti e coinvolti nei processi di permeabilità di membrana. Questi recettori mediano i processi infiammatori responsabili dell'aumento di permeabilità della barriera glomerulare, per cui invece di passare solo le proteine con peso inferiore a 50.000 daltons
passano anche l'albumina e altre proteine di peso molecolare maggiore. E dunque, farmaci come questi diuretici, in grado di bloccare i recettori epiteliali, potrebbero ridurre la flogosi locale responsabile dei meccanismi coinvolti nella proteinuria. Naturalmente, ci sono ancora molti progressi da fare a questo proposito. Ma perché vi dico sempre che dobbiamo continuare a studiare? Le ricerche scientifiche continuano a progredire e noi non possiamo restare indietro. Dobbiamo rimanere aggiornati per curare nel modo migliore possibile i nostri pazienti e magari, strada facendo, potrebbe venire qualche idea geniale anche a noi. Allora, quali sono le conseguenze che dobbiamo considerare quando usiamo questi farmaci? Beh, prima di tutto ci può essere il rischio di iperpotassemia, soprattutto se vengono usati insieme ad altri farmaci risparmiatori di potassio ed in presenza di insufficienza renale avanzata. E poi, ma solo per il triamterene, c'è da ricordare ancora una conseguenza molto particolare, e cioè una forma specifica di nefrolitiasi in cui è proprio il farmaco a formare cristalli e calcoli direttamente dentro i tubuli renali, come riconosciuto già anni fa e ricordato in questo recente bel lavoro, dove si chiarisce molto bene la differenza tra nefrolitiasi, nefrocalcinosi indotta da farmaci o costituita da farmaci. Nelle forme indotte, i calcoli possono essere composti dai comuni componenti litogeni urinari, sali di calcio o acido urico, la cui precipitazione è stata favorita da alterazioni metaboliche provocate dalla terapia farmacologica in atto. Negli altri casi, invece, i calcoli sono costituiti proprio direttamente dalle molecole dei farmaci elencati qui. E questo è proprio il caso del triamterene, ed anche per questo nel lavoro si conclude che, ad oggi, il suo uso è stato quasi abbandonato per la disponibilità di farmaci alternativi. Bene, a questo punto nel nostro percorso dentro i tubuli dobbiamo solo più ricordare i diuretici inibitori dell'aldosterone, che è il protagonista di un'altra storia appassionante ripassata insieme in questo filmato, dove abbiamo anche ricordato come si tratti di uno tra i primi ormoni comparsi nella filogenesi dei vertebrati terrestri, proprio perché esercita contemporaneamente due ruoli cruciali nel garantire la sopravvivenza delle specie viventi al passaggio dal mare alla terraferma, e cioè il recupero di sodio per evitare la riduzione dei volumi e l'allontanamento del potassio per evitare la morte cardiaca elettrica. L'aldosterone agisce legandosi ai recettori basolaterali delle cellule tubulari, che regolano l'espressione di varie proteine intracellulari capaci di attivare canali e pompe con conseguente aumentato riassorbimento intracellulare del sodio, per cui dentro il lume del tubulo si crea un buco di cariche elettriche positive che potrà essere riempito dal potassio e da ioni idrogeno. E dunque, i diuretici che agiscono come antagonisti dei recettori per i mineral corticoidi producono l'effetto di un modesto aumento del volume urinario insieme con un'aumentata eliminazione del sodio ed un ridotto allontanamento di potassio e di idrogenioni. Allora, quando e come utilizziamo questi farmaci?
In base ai meccanismi d'azione intratubulari che impediscono il legame dell'aldosterone ai suoi recettori cellulari, le indicazioni all'uso sono partite storicamente da tutte le condizioni in cui sia presente un iperaldosteronismo, e cioè un eccesso di ormone nel sangue che può essere primitivo, quando è l'aldosterone ad aumentare direttamente in presenza di un'arritmia normale per cause genetiche o acquisite, come negli adenomi surrenalici, oppure secondario, quando invece è l'intero asse renina-angiotensina-aldosterone ad essere innescato da cause diverse che comportano la riduzione del flusso di sangue in arrivo al rene, con conseguente stimolo all'attivazione di tutto il sistema e aumento di tutte le sue componenti circolanti. E poi, naturalmente, le indicazioni all'uso sono anche in presenza di ipertensione ed edemi da altre cause, in associazione ai diuretici cosiddetti potassiurici, come i diuretici dell'ANSA o i tiazidici, proprio con l'obiettivo di rinforzare l'allontanamento del sodio e diminuire la perdita di potassio. E in tutti questi casi, di fronte ad un aldosterone che richiama sodio e allontana potassio, questi diuretici vengono impiegati per bloccare l'attività che l'ormone esercita proprio qui, nella sede dei tubuli collettori renali, con l'obiettivo terapeutico di ridurre le due funzioni di riassorbimento di sodio ed escrezione di potassio. Ma non finisce qui, perché poi, nel corso del tempo, si è chiarito che questo ormone è capace di interagire con altre cellule in sedi completamente diverse e con effetti completamente diversi che, in estrema sintesi, oggi possiamo sintetizzare così. L'aldosterone è il principale rappresentante dei mineralcorticoidi, categoria di ormoni steroidei che regolano l'equilibrio idrosodico. Ha questi recettori delle cellule tubulari che, attraverso meccanismi complessi, codificano per la sintesi di sostanze responsabili del riassorbimento del sodio e dell'allontanamento del potassio. E recettori simili sono presenti anche nelle ghiandole salivari e sudoripare nel colon, dove esercitano gli stessi effetti sul movimento transcellulare di sodio e potassio. Ma da più di mezzo secolo sappiamo che recettori definiti mineral corticoid receptors, MR, sono presenti anche in altri distretti, quali ad esempio i vasi e i muscoli del cuore, e poi anche in sedi diverse del sistema nervoso centrale. Ma oggi noi ci concentriamo sul cuore. In presenza di patologie cardiache, l'aldosterone è in grado di stimolare proprio questi recettori presenti nell'endotelio delle coronarie e nelle cellule muscolari, attivando processi intracellulari molto più rapidi di quelli dimostrati nei tubuli renali. E proprio nel cuore, l'aldosterone produce l'innesco di meccanismi infiammatori locali, quali l'accumulo di cellule mononucleate e di altri mediatori di processi di aterosclerosi e di flogosi. Per usare un'immagine molto pragmatica, potremmo dire che, in presenza di miocardiopatie, sarebbe meglio avere meno aldosterone possibile in circolo, perché è potenzialmente pericoloso proprio per il cuore. Ma questo obiettivo non è sempre realizzabile neanche usando farmaci ipotensivi inibitori dell'asse renina-angiotensina-aldosterone, perché anche in questo caso si possono osservare quantità variabili di aldosterone circolante nel plasma. Ecco da dove nasce tutta l'attenzione
verso l'utilizzo di farmaci in grado di comportarsi come antagonisti dei recettori dei mineralcorticoidi, MRA. Gli antagonisti dell'aldosterone sono riconosciuti non più solo come diuretici in grado di agire nei tubuli renali, ma anche come farmaci capaci di esercitare meccanismi di azione in sede strarenale, andando a bloccare il legame tra aldosterone e recettori di cellule vascolari e muscolari nel cuore, con conseguente attenuazione dei meccanismi flogistici locali. E dunque, di qui sono nate le ragioni per usare questa categoria di farmaci nei pazienti cardiopatici proprio con lo scopo di esercitare uno specifico effetto mirato di protezione cardiovascolare. Argomento che, ormai da più di mezzo secolo, è stato ed è oggetto di molteplici studi finalizzati a chiarire meccanismi d'azione e modalità d'uso, come possiamo ripassare qui. Questi sono i dosaggi utilizzati per via orale e in Italia sono disponibili anche composti in associazione con diuretici dell'ANSA e tiazidici. E poi è disponibile anche un farmaco utilizzabile per via endovenosa. E adesso veniamo alle conseguenze che dobbiamo prendere in considerazione quando utilizziamo questi farmaci. Come abbiamo già visto, per gli altri diuretici risparmiatori di potassio, amiloride e triamterene, naturalmente anche gli antagonisti dell'aldosterone espongono al rischio di iperpotassiemia. Ed anche in questo caso il rischio è maggiore se questi diuretici vengono utilizzati insieme ad altri farmaci risparmiatori di potassio ed in presenza di insufficienza renale avanzata. Ma sono certo che di tutto questo vi ricordate molto bene. Risale addirittura al primo dei nostri filmati, messo in rete ormai quasi 10 anni fa, la segnalazione di questo problema. Il riscontro dei grandi vantaggi sugli outcome cardiaci ottenuti con l'adozione di antialdosteronici in importanti studi controllati ha portato ad un aumento esponenziale dell'utilizzo di inibitori diretti dell'aldosterone nella pratica clinica e, come segnalato in questo celebre lavoro sul New England, ad un parallelo aumento esponenziale del numero di decessi per iperpotassiemia. Per l'assenza di monitoraggi adeguati quando i farmaci sono usati in associazione ad inibitori dell'asse renina-angiotensina-aldosterone, che già di per sé sono responsabili di un aumento della potassiemia. E dunque è dall'inizio del secolo che la ricerca scientifica si è concentrata su questo argomento scottante e negli ultimi anni si sta cercando anche di utilizzare sostanze chelanti il potassio che assunte per ossa lo allontanano per via intestinale, così da controllare meglio la potassiemia e non dover rinunciare ai vantaggi cardioprotettivi degli antialdosteronici impiegati in associazione ad altri farmaci cardio e nefroprotettivi, come gli inibitori dell'asse renina-angiotensina-aldosterone. E adesso aggiungiamo ancora che, tra le conseguenze da considerare con l'uso di questi farmaci, c'è il fatto che interferiscono anche con i recettori in altre sedi di altri ormoni, come gli androgeni, antagonizzandone i legami cellulari. E per questo si possono osservare disturbi correlati ad effetti antiandrogenici quali ginecomastia, riduzione della libido e irregolarità del ciclo mestruale. Ed è importante ricordare che questi effetti sono molto più marcati con l'uso del capostipite, spironolattone, mentre risultano molto più contenuti con i prodotti di seconda e terza generazione
che hanno un blocco recettoriale molto più selettivo e dunque un'attività antiandrogenica notevolmente minore. Bene, a questo punto io direi che abbiamo terminato il percorso intratubulare finalizzato a ripassare dove e come agiscono i diuretici e quando e come utilizzarli. Ma non ho potuto fare a meno di notare in qualche momento una vostra davvero molto poco esplicita concentrazione. E dunque, per essere sicuro che abbiate memorizzato proprio tutto, ho pensato di proporvi ancora qualche domanda. E perciò, arrivederci all'ultimo Memo 8 intitolato Quiz sui diuretici.